Bentornati su Radio Meglio di Niente nella mia rubrica Respiro Poetico. Dunque, l'ultima volta ci siamo lasciati con la lettera che il poeta turco Nazım Hikmet scrisse dal carcere al figlio Mehmet. Era il 1931. Oggi, prima di leggervi altre sue poesie, vi racconto ancora qualcosa. Nel 1933, a seguito di un'amnistia, Hikmet viene scarcerato in libertà vigilata e la Turchia assomiglia sempre più a un regime fascista, una deriva che stava contagiando molti paesi europei in quel momento. E gli storici si sono interrogati sul come e perché in quel periodo si assiste un po' ovunque a spinte verso un'economia di tipo autocratico, di stampo fascista o reazionario. E certo è che la profonda crisi economica che si era innescata a seguito del crollo di Wall Street nel 29 e alla grande depressione che ne seguì ebbero quale conseguenza il rafforzamento della destra radicale, mentre il movimento comunista al di fuori dell'Unione Sovietica ovviamente andò incontro ad una condizione di debolezza senza precedenti. Non solo in area comunista si assiste a questo declino, un po' tutto il socialismo europeo era con le spalle al muro. Perché vi dico questo? Per dirvi qual era l'aria che Hikmet doveva respirare in quel periodo, quando nel 1936 scoppiò la guerra civile spagnola, che vide sui due fronti avversi i nazionalisti e repubblicani. E nel 1937 scrive una splendida poesia alle porte di Madrid, che seppure non può essere pubblicata per ovvi motivi, ha tuttavia una vasta eco. Ecco, vi leggo ora questa poesia e vedremo poi in seguito quanto dovette costargli. Alle porte di Madrid. Non ascoltare le voci delle sfere dell'aldilà, né intrecciare nella trama delle righe poesie ermetiche, né cercare con pazienza di orafo rime graziose e fini espressioni. Stasera, grazie al cielo, io sto più su di tutto ciò. Stasera io sono un cantastorie di strada e la mia voce è semplice, senza artifici, e tu non puoi udire la mia canzone. È notte, nevica, tu sei alle porte di Madrid, davanti a te è l'armata dei nemici che è venuta per uccidere tutto ciò che c'è di più bello, la libertà, il sogno, la speranza e i ragazzi. E nevica. E forse
I tuoi piedi nudi gelano, nevica, ed ecco, in quell'istante che io penso a te con tutto il mio cuore, forse una pallottola spezzerà la tua vita e per te non ci sarà più neve, né vento, né notte, né giorno. E nevica. So che anche prima di gridare no pasarán e di montare la guardia alle porte di Madrid, tu esistevi. Chi eri? Di dove sei venuto? Forse dalle miniere delle Asturie? Forse una benda insanguinata sulla tua fronte ha coperto una ferita che ti sei presa al nord? Forse sei tu quello che per ultimo sparò nella notte che gli Junker bombardavano Bilbao? Osservivi come un bracciante nelle tenute di un qualche Conte Fernando Velesquero de Cortolon? O avevi una botteguccia alla Porta del Sole e vendevi la frutta dai colori spagnoli? Forse non avevi alcun talento, o forse avevi una bella voce? O eri uno studente, un futuro giurista, e i tuoi libri sotto i cingoli di un carro armato italiano sono rimasti nella città universitaria? Forse non credevi in Dio e forse invece portavi una piccola croce di rame a un cordino di seta? Chi sei? Come ti chiami? Quanti anni hai? Non ho visto la tua faccia e non la vedrò. Forse essa ricorda le facce di quelli che batterono le bande di Kolchak in Siberia. O in qualche tratto tu ricordi coloro che sono caduti a Dumpluppinar? O somigli a Robespierre? Non hai udito il mio nome e non l'udrai. Tra noi due, fratello, ci sono i mari e i monti e le maledette catene e le prescrizioni del comitato di non intervento. Non posso venire da te, non posso mandarti da qui né una cassa di cartucce, né uova, né un paio di calze di lana. So che in questo gelo i tuoi piedi nudi, là alle porte di Madrid, come due bimbi gelano al vento. E so che tutto ciò che in questo mondo c'è di grande e di bello, tutto ciò che sarà fatto dagli uomini, tutta la verità futura e la grandezza che io aspetto con tanta ansia nel cuore, tutto questo riluce nei tuoi occhi, sentinella mia, stanotte alle porte di Madrid. E so che oggi non posso, come non potei ieri e non potrò domani, fare nient'altro che pensare a te e amarti. Siamo ora nel 1938 e a seguito di una perquisizione vengono scoperte molte copie dattiloscritte di questa poesia insieme ad altro materiale compromettente, per cui Hikmet per l'ennesima volta viene arrestato con l'accusa di istigazione alla rivolta.
E questa volta viene giudicato davanti ai tribunali militari. Quello dell'esercito lo condanna a 12 anni, mentre quello della Marina a 20, per un totale di 32 anni da scontare nella prigione di Bursa. Fra l'altro, nel 1938 muore Ataturk, per cui è l'unico che avrebbe potuto concedergli un'amnestia. Ossia colui che era stato amico dei nonni e che diverse volte era intervenuto a toglierlo dai guai, non c'è più. Ricordiamo, fra parentesi, che Ataturk in privato leggeva le sue poesie ed affermava che era il più grande poeta turco, peccato che fosse comunista. Ci si sarebbe aspettato che Hikmet sprofondasse nella disperazione. E in effetti forse nelle poesie che scrisse in carcere qualche volta si intravedono momenti di disperazione, tuttavia si percepisce anche una sua forte serenità e vitalità. In queste poesie dal carcere, che ora vi leggerò, troviamo forse i suoi versi più lirici, versi indirizzati alla moglie. E che hanno una potenza comunicativa estremamente diretta e limpida. Ve ne leggo alcune. Il più bello dei mari è quello che non navighiamo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Amo in te l'avventura della nave che va verso il polo. Amo in te l'audacia dei giocatori delle grandi scoperte. Amo in te le cose lontane, amo in te l'impossibile. Entro nei tuoi occhi come in un bosco pieno di sole e sudato, affamato, infuriato, ho la passione del cacciatore per mordere nella tua carne. Amo in te l'impossibile, ma non amo la disperazione. Che sta facendo adesso, adesso, in questo momento? È a casa, per la strada, al lavoro, in piedi, sdraiata? Forse sta alzando il braccio? Amor mio, come appare in quel movimento il polso bianco e rotondo? Che sta facendo adesso, adesso, in questo momento? Un gattino sulle ginocchia, lei lo accarezza, o forse sta camminando, ecco il piede che avanza. Oh, i tuoi piedi che mi sono cari, che mi camminano sull'anima, che illuminano i miei giorni bui. A che pensa? A me? O forse, chissà, ai fagioli che non si cuociono? O forse si domanda perché tanti sono infelici sulla terra? Che sta facendo adesso, adesso, in questo momento? Se per i buoni uffici del signor Nuri spedizioniere, la mia città, la mia Istanbul, mi mandasse un cassone di cipresso, un cassone di sposa, se io l'aprissi facendo risuonare la serratura di metallo, due rotoli di tela finissima, due paia di camicie, dei fazzoletti bianchi ricamati d'argento, dei fiori di lavanda nei sacchetti di seta, e tu, e se tu
uscissi da lì. Ti farei sedere sull'orlo del letto, ti metterei sotto i piedi la mia pelle di lupo, con la testa chinata e le mani giunte starei davanti a te. Ti guarderei gioia, ti guarderei stupito. Come sei bella, Dio mio, come sei bella. L'aria e l'acqua di Istanbul nel tuo sorriso, la voluttà della mia città nel tuo sguardo. O mia sultana, o mia signora, se tu lo permettessi e se il tuo schiavo Nazim Hikmet lo osasse, sarebbe come se respirasse e baciasse Istanbul sulla tua guancia. Ma sta attenta a non dirmi avvicinati. Mi sembra che se la tua mano toccasse la mia, cadrei morto sul pavimento. I giorni sono sempre più brevi, le piogge cominceranno. La mia porta spalancata ti ha atteso. Perché hai tardato tanto? Sul mio tavolo dei peperoni verdi, del sale, del pane, il vino che avevo conservato nella brocca, l'ho bevuto a metà, da solo. Aspettando, perché hai tardato tanto? Ma ecco, sui rami maturi, profondi, dei frutti carichi di miele. Stavano per cadere senza essere colti, se tu avessi tardato ancora un poco. In questa notte d'autunno, sono pieno delle tue parole, parole eterne come il tempo, come la materia, parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle, dalla tua testa, dalla tua carne, dal tuo cuore mi sono giunte le tue parole cariche di te, le tue parole, madre. Le tue parole, amore, le tue parole, amica, erano tristi, amare, erano allegre, piene di speranza, erano coraggiose, eroiche. Le tue parole erano uomini. Sei la mia schiavitù. Sei la mia libertà, sei la mia carne che brucia come la nuda carne delle notti d'estate, sei la mia patria, tu coi riflessi verdi dei tuoi occhi, tu alta e vittoriosa, sei la mia nostalgia di saperti inaccessibile nel momento stesso in cui ti afferro. Bene, con queste poesie scritte da Hikmet dal carcere e dedicate alla moglie, per oggi è tutto. E la prossima volta però continuerò a parlarvi ancora di Hikmet e di cosa gli accadde quando finalmente verrà scarcerato. E vi invito ad iscrivervi al nostro canale e se vi è piaciuta la puntata a condividere. E infine vi ricordo di seguire anche le nostre altre rubriche su Radio Meglio di Niente, ossia Libertà di pensiero di Antonello, L'orizzonte degli eventi di Barbara, Una tazza di caffè di Tommaso, Lara sparla di Lara e Divini canti di Silvana. Ciao, alla prossima!